Don Gabriele Amort, padre paolino, esorcista ufficiale della Santa Sede, presidente e fondatore dell'Associazione Internazionale Esorcisti. 60.000 esorcismi praticati per una media di 15 al giorno. Plurilaureato, autore di molti libri, di cui 5 dedicati alla Madonna, alla quale è particolarmente devoto. Il suo primo libro, Un esorcista racconta, è stato tradotto in 14 lingue ed è già alla sua 16ª edizione. Il satanismo è un fenomeno in continua crescita e il numero degli esorcisti è inadeguato alle richieste e ai bisogni dei fedeli, asserisce padre Amort. Il fatto che non si nominino più parroci col ministero dell'esorcismo porta gente da ogni parte del mondo a rivolgersi al padre paolino, che non nega a nessuno le sue preghiere e le sue benedizioni, aumentando notevolmente la sua mole di lavoro. L'esorcista è come un medico, dice padre Amort, non fa altro che cercare di lenire ed eventualmente guarire le sofferenze di coloro che inconsapevoli vengono posseduti dal demonio e comunque mai, prima di aver individuato e scongiurato, cause di origine patologica. Calmo, pacato, con un insospettabile senso dell'umorismo, padre Gabriele Amort parla della sua lotta al demonio con la naturalezza di chi conosce il proprio nemico e sa come sconfiggerlo. Molte le minacce ricevute e tentativi di aggressione, oltre che sputi e tant'altro da parte dei cosiddetti malati, ma questo non spaventa minimamente l'imperturbabile padre modenese, che continua imperterrito a fronteggiare Satana e gli innumerevoli suoi demoni. Tutto questo e molto altro in questa intervista esclusiva di padre Gabriele Amort ai microfoni di Lelio Castaldo. Buonasera. Questa è davvero una puntata speciale di Nuove Opinioni, speciale perché speciale è l'ospite che vi stiamo proponendo. Stiamo parlando di padre Gabriele Amort, che è il prete esorcista più famoso del mondo. Credetemi, non è stato facile realizzare questa intervista, però la sua grande disponibilità ha permesso che questa appunto si realizzasse. Siamo stati a Roma, all'Istituto San Paolo, dove padre Amort vive, per realizzare appunto questa nuova puntata di Opinioni. Ci sono alcune scene, ma soprattutto molti contenuti di questa intervista che sono davvero forti. Pertanto la visione di questa puntata è riservata ad un pubblico adulto. Padre Gabriele Amort è l'esorcista ufficiale più famoso del mondo. Che vuol dire questo, padre Amort, che ci sono degli esorcisti non ufficiali? No, vuol dire che io sono diventato noto perché, incominciando da un libro, Un esorcista racconta, che ha raggiunto 20 edizioni ed è tradotto in 14 lingue, sono diventato noto, per cui molte interviste televisive, radiofoniche, molte interviste ai giornali, quindi direi che sono diventato noto. Noti, io mi paragono a un prodotto commerciale tipo Dash, che vale quanto gli altri prodotti, ma è più reclamizzato, quindi sembra che valga di più. Ecco, sono così anch'io, siccome sono più reclamizzato, sembra che io valga più degli altri esorcisti, il che non è vero. Anche perché, dico, la reclamizzazione non vuol dire rendere ufficiali, no? Esatto, la reclamizzazione non vuol dire quello. Vuol dire che sia più conosciuti, quindi sia più richiesti, questo sì, molte più richieste da tutte le parti d'Italia e anche da altre parti dell'estero. Ci sarà un perché, padre Amort? Sì, il perché è dato dalla scarsità di esorcisti. Gli esorcisti sono assolutamente insufficienti rispetto alle domande, per cui si accavallano le domande, anche gli altri esorcisti, i miei colleghi, sono oberati di lavoro, proprio perché le domande sono veramente tante. Ma sono pochi gli esorcisti, e questo è già stato accertato perché l'ho detto appena lei, ma significa anche che aumentano i casi di possessione. I casi oggi sono più numerosi, sì. Perché? Sono più numerosi perché c'è mancanza di fede. Quando manca la fede sempre ci si dà la superstizione, uno non può stare senza niente, o fede o superstizione. Oggi non c'è fede, c'è pochissima fede, e allora ecco l'aumento per esempio del ricorso all'occultismo. Le due, tre forme principali d'occultismo sono magia, cartomanti eccetera, sette sataniche e sedute spiritiche. Benissimo.
essendo in aumento queste tre forme, ecco che è in aumento anche la richiesta di esorcismi, perché è in aumento la gente che viene colpita. Queste tre forme innaturali, aggiungo io, padre Amort, prendono sempre più corpo. Manca la fede, dice lei, quindi è più facile attecchire, no? Sì. È una situazione un po' pericolosa questa, no? Perché prende sempre più corpo. È una situazione, senz'altro, è una situazione molto pericolosa. E lei pensi come sono diffuse queste tre forme, ad esempio da internet, esatto, e anche dalla televisione. Esatto. Sono molto diffuse, per cui i media è importante in merito. Aggiungo anche che i giovani sono demotivati, non hanno motivi, non hanno principi né religiosi, né, per cui molte volte cadono in queste forme proprio per mancanza di altri ideali, per mancanza di motivazioni. Attecchisce di più Satana in questi giovani privi di ogni... Esatto. Demotivati. Sì, sì, attecchisce di più perché si rivolgono a una di queste tre forme, a una di queste tre forme di occultismo. Per cui i giovani restano... Infatti noi esorcizziamo molto più giovani che non persone anziane. Ah, quindi c'è questa particolare... attenzione, sì, verso i giovani. Sì, sì, c'è questa particolare attenzione verso i giovani, perché venendo colpiti hanno poi dei disturbi, hanno delle sofferenze, hanno delle incapacità a fare qualsiasi cosa, né studio né lavoro, e quindi si rivolgono prima, in genere si rivolgono ai medici. Con la medicina non ottengono niente, allora molte volte si rivolgono ai maghi, e con i maghi la situazione peggiora, e infine approdano all'esorcista. Perché lei spesso invita la gente ad andare dai medici prima di arrivare a lei, padre Amort? Perché quando uno ha un male, normalmente è un male da curare, è un male naturale, da curare per via medica. È un'eccezione che questo male sia di natura sovrannaturale, ossia che occorra il ricorso all'esorcista. Se uno non è andato prima da un medico, io non lo ricevo. Non lo ricevo, perché è inutile. Prima di tutto bisogna vedere se il male è di natura naturale. Padre Amort, perché spesso purtroppo il male prevale sul bene? Credo però che sia più un'apparenza che una realtà. È di moda adesso anche in Italia dire quel proverbio cinese: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Lei pensi che, sì, si dice anche tra giornalisti, un cane che morde una persona non fa notizia, una persona che morde un cane fa notizia. Ossia, hanno bisogno questi mezzi di fare rumore, hanno bisogno di fare spettacolo, e quindi va a finire che lei guardi anche i telegiornali, sono più le notizie negative che non le notizie buone. Al mondo c'è anche tanto bene che però non fa notizia. Da quanto tempo lei pratica l'esorcismo, padre Amort? Dall'86, quindi sono entrato nel 19° anno. Come si diventa preti esorcisti? Con la pratica. Con ma la lei pratica. Una particolare predisposizione oppure. No, basta qualunque sacerdote, basta che sia nominato dal vescovo, può fare esorcismi. Io ho avuto una grande grazia, una grande fortuna di essere nominato esorcista in aiuto a un famoso esorcista, padre Candido Amantini, esorcista per 36 anni alla Scala Santa. È morto nel 92, per 6 anni io sono stato suo allievo, quindi ho avuto la grande fortuna di aver avuto un maestro. Grande maestro, padre. Un grande maestro, un grande maestro, veramente. Anche il mio libro Un esorcista racconta, io l'ho scritto per poter fissare, tramandare le istruzioni che mi ha dato padre Candido, e sono arrivato appena in tempo per scriverlo, pubblicarlo, che lui l'abbia potuto leggere, e la mia più grande soddisfazione è quando lui mi ha detto sì, è fedele ai miei insegnamenti.
Inevitabile questa domanda, Padre Amort. Che rapporto ha lei con Satana? Beh, un rapporto certamente non di amicizia. Sicuramente questo. Sicuramente non è un rapporto d'amicizia. Io interrogo quando una persona è posseduta dal demonio, io ho dialogo col demonio. Però col demonio si fa fatica a farlo parlare, ma costretto dalla forza dell'esorcismo è costretto a parlare e quindi gli si chiede il nome, gli si fanno solo quelle domande che sono utili per la liberazione della persona. Gli si chiede il nome, gli si chiede se è solo o se ci sono altri demoni insieme a lui, gli si domanda come è entrato, gli si domanda se sa già la data di uscita, perché è il Signore Gesù che la fissa, non dipende da lui, lui non può uscire se non ha il via. E queste sono le domande principali che si fanno. Padre Amorti, ma Satana è notoriamente bugiardo. Sì. Perché in questa circostanza è costretto a dire la verità? Oh, dico subito che anche a noi dice un sacco di bugie, quindi tutte le sue risposte vanno sempre poi approfondite attraverso notizie fuori da lui. Mettiamo, viene una ragazza, una trentina d'anni, e interrogo a Satana quando è entrato in quella ragazza e mi dice quando aveva 16 anni. Finito l'esorcismo, chiedo alla ragazza quando lei ha incominciato a sentirsi male. Dice, oh, a 16 anni. Interrogo i genitori della ragazza e dico, quando vostra figlia ha incominciato a dimostrare stranezze, a non essere più la stessa? A 16 anni. Allora vuol dire che in quel caso il demonio ha detto la verità. Mentre invece tante altre volte succede che poi, andando a fondo extra dall'esorcismo per vedere se il demonio ha detto la verità, si vede che ha detto bugie. Soprattutto poi dice bugie riguardo alla data di uscita, inventa. Perché lei poco fa ha detto che la data di uscita la stabilisce Dio. Sì. Può spiegare meglio questo concetto? La stabilisce Dio, ossia in genere hanno un periodo fisso in cui possono possedere le persone, che può essere molto lungo anche, può durare tutta la vita, può essere molto lungo e può essere anche relativamente breve. Il demonio ci tiene a stare lì, ci tiene a non andare via. Il suo sforzo è di possedere la persona fino alla morte, però è costretto ad andare via dalla forza del nome di Cristo, che ha detto Marco 16:17, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni. Ecco, allora nel nome di Gesù, in sostanza gli esorcismi vertono sulla frase nel nome di Gesù, Satana vattene. Questa è la frase principale, sì, direi, su cui vertono gli esorcismi. E gli si chiede quando, se sa già la data in cui se ne andrà, e il demonio dà delle date alle volte non le dà, ma alle volte le dà e quasi sempre sono bugie. Viene quella data e il demonio non se n'è andato. Una volta, anzi, il demonio mi ha preso in giro. Il demonio non ha senso d'umorismo, però di sarcasmo sì. E aveva fissato la data, aveva detto che sarebbe andato via l'8 dicembre. E giorno dell'Immacolata. Giorno dell'Immacolata. E noi l'8 dicembre abbiamo fatto un esorcismo di più di 5 ore. Alla fine sembrava proprio che il demonio se ne fosse andato. Grandi lacrime di commozione, perché era un demonio che stava già lì dentro da una decina d'anni, e dopo una settimana si era al punto di partenza. Quando ho rimproverato il demonio perché mi ha ingannato, perché non mi hai detto la verità, con un'aria da presa in giro, non te l'hanno mai detto che io sono bugiardo? Non lo sapevi che io sono bugiardo, proprio mi ha preso in giro. Beh, l'ho detto chiaramente, l'ho detto espressamente. Ah, no? L'ho detto espressamente. Padre Amort, come si convive per 10 anni col demonio? Posseduta, esatto, dal demonio. Ci sono grandi sofferenze. Da notare che il demonio non è che attacchi 24 ore al giorno,
attacca in certi momenti, per cui in genere le persone, tranne nei casi veramente gravi in cui una persona non può far niente, in genere una persona può condurre una vita regolare, esternamente non ci si accorge di niente, per cui esternamente nessuno sa che quella persona è posseduta dal demonio. Ha dei momenti in cui vengono attaccate e hanno queste grandi sofferenze, soprattutto alla testa, allo stomaco. Che succede? Dolori. Ecco perché anche i medici si trovano poi in difficoltà. Una persona che dice ho dei dolori, soffro dei fortissimi mali di testa, fanno tutte le analisi possibili e immaginabili, non trovano niente, però la persona soffre. Ha mai visto lei Satana, Padre Amort? No, non l'ho mai visto e non ci tengo a vederlo. Satana poi è un puro spirito, per cui quando vuol rendersi visibile deve assumere un corpo fasullo. Noti, è così anche per gli angeli, sono puri spiriti. Anche i demoni sono puri spiriti. Lei prende ad esempio l'episodio biblico di Tobia, in cui c'è l'arcangelo Raffaele che sotto l'apparenza di un giovane vestito da viaggio accompagna nel suo viaggio il figlio di Tobia. Ha dovuto assumere un aspetto fasullo, perché se no non è visibile, perché non ha corpo. L'aldilà, Padre Amort, sta suscitando tante curiosità, ognuno di noi vuole sapere, cerchiamo di dare un po' di tranquillità, tra virgolette, ai nostri telespettatori. Ah, io ci tengo bene a dirlo, ecco. Che intanto tutti siamo creati per il paradiso, Gesù è morto per la salvezza di tutti, nessuno è predestinato all'inferno. Chi ci va proprio per colpa sua, per sua testardaggine, perché anche al peccatore Dio non vuole la porta nel peccatore, ma che si converta e viva, ci dice la scrittura. Quindi Dio dà le mille occasioni anche ai peccatori perché si possano convertire. Chi si irrigidisce in maniera irreversibile nel peccato va all'inferno non perché ce lo manda Dio, ma perché ci va coi suoi piedi. L'aldilà, il Signore ci ha creato per la felicità eterna, quindi noi non possiamo farcene un'idea perché non ne abbiamo esperienza. E quei pochi che sono andati nell'aldilà, come San Paolo, quando sono tornati di qua, non ci hanno saputo dire niente. È inesprimibile quello che il bene, la felicità che il Signore dà a coloro che si salvano. Io credo che la stragrande maggioranza degli uomini vadano in paradiso. Penso che siano eccezioni quelli che si dannano, però ci sono. Perché ha questa visione positiva, Padre Amort? Perché penso che farei un torto alla creazione di Dio se non fosse così. E perché proprio quei quattro motivi che dicevo prima, che sono quattro verità dogmatiche, ossia veramente certe, sono tutte quante positive, che Dio vuole che tutti si salvino, e la volontà di Dio è sempre una volontà concreta. Dio dà a tutti le grazie necessarie per salvarsi. Se uno sbaglia, Dio gli dà le mille occasioni per confessarsi, per pentirsi e per riprendersi. Cristo è morto per tutti, quindi direi che la parte delle persone che si dannano è una porzione del sangue di Cristo buttata via. Nessuno è predestinato all'inferno, sono grandi verità definite dogmaticamente e che ci danno un'idea molto positiva della salvezza. È molto più facile salvarsi che dannarsi, non c'è proporzione. Perché uno per dannarsi deve andare contro la volontà di Dio, deve andare contro tutte le occasioni che il Signore gli ha dato perché si salvi, deve andare contro al sangue di Cristo, deve avere lui una volontà incancrenita nel male. Certamente anche persone così ci sono e direi ne conosciamo, persone come Hitler, come Stalin. Io non prego certamente per quelle persone,
hanno ammassato un sacco di gente, hanno fatto un sacco di male. E indubbiamente Giuda, l'apostolo Giuda, Gesù ha delle parole tremende su di lui, meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. E noi da secoli recitiamo un esorcismo in cui si dice che Giuda è dannato, e mai i demoni hanno protestato, mai hanno detto non è vero. Se vuole una curiosità le dico questo: chi è che ha creato l'inferno? Lei non lo trova in nessun libro di teologia. Padre Candido stava liberando una persona indemoniata e col suo fare ironico diceva al demonio: vai, te l'ha preparata Dio una casetta ben riscaldata in cui non patirai il freddo. E il demonio secco: tu non sei niente. Quando il demonio incomincia con una frase simile è rarissimo: tu non sei niente, tu non capisci niente, vuol dire che Dio lo obbliga a dirci una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo, l'inferno. Siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Dio non ci aveva neppure pensato, perché Dio crea solo le cose belle, buone, sane. Non ha creato lui la sofferenza, la malattia, la morte. No, lui crea tutto per la vita, crea tutto per il bene. Queste realtà negative sono entrate nel mondo a causa del peccato degli angeli, del peccato di una parte di angeli e del peccato degli uomini. Se no, sono estranee a Dio. Ecco, per cui una volta io ho chiesto a un demonio: anche tu hai contribuito a creare l'inferno? E mi ha risposto: tutti noi abbiamo contribuito. Quindi l'inferno è creato dai demoni. Ed è la residenza dei demoni, è la residenza dei demoni, e l'uomo va a finire nella residenza dei demoni se muore in peccato mortale. Chi è in realtà un demonio, padre Amort? È un angelo che si è ribellato a Dio. Non sappiamo esattamente qual è stata la prova a cui sono stati sottoposti gli angeli. C'è chi ritiene che abbiano previsto la incarnazione del Verbo e siano stati invitati ad adorare Cristo, uomo, Dio. E siccome l'angelo è superiore all'uomo, parte di angeli si è rifiutata di adorare Cristo, uomo. Ecco, sono supposizioni di teologi. In realtà non sappiamo qual è stata la prova. Sappiamo che è stata una prova di superbia, di disubbidienza a Dio. Un demonio una volta mi ha detto una frase molto significativa. Quando io gli dicevo: ma guarda, tu con tutta la tua intelligenza eri felice in paradiso, adesso sei all'inferno. Lui mi ha risposto: ma noi ci siamo ribellati a Dio. Ossia, si fanno un punto forte, ritengono quasi di essere superiori a Dio per il fatto di essersi ribellati alla volontà di Dio. Da questo vediamo anche come sia irreversibile la loro punizione. Noti, se posso raccontarle un fatto, Miriana. Miriana, una delle sei veggenti di Međugorje, la prima a cui sono cessate le apparizioni quotidiane, quando aveva 16 anni, proprio nei primi tempi di Međugorje, penso che tutti quelli che ci ascoltino siano pratici di queste apparizioni mariane a Međugorje che durano da più di 20 anni, quotidiane, tutti i giorni, ha chiesto alla Madonna: Madonna cara, non potrebbe un dannato pentirsi, non potrebbe chiedere perdono a Dio, e Dio non potrebbe prenderlo dall'inferno e metterlo in paradiso? È interessante questa domanda. Tanti si fanno un scrupolo perché per noi è quasi, direi, una punizione esagerata che uno sia all'inferno per l'infinito. Ecco che allora si parla da alcune parti di inferno temporaneo, non di inferno eterno. Per noi l'eternità dell'inferno è un concetto che quasi ci urta, quasi ci urta, perché ci sembra un'esagerazione. Ecco, non potrebbe uno pentirsi, un dannato, e Dio non potrebbe prenderlo dall'inferno e metterlo in paradiso? E la Madonna, sorridendo, ha risposto: oh sì,
lui potrebbe, ossia Dio potrebbe prenderlo dall'inferno e metterlo in paradiso, ma sono loro che non vogliono. Ecco che questa volontà incancrenita nel peccato si è così resa irreversibile che neanche all'inferno uno si pente. Ecco perché anche i demoni sono nell'inferno eterno e ritengono di essere in uno stato superiore agli angeli perché si sono ribellati a Dio, mentre gli angeli hanno ubbidito a Dio. Padre Amort, tutti gli esorcismi vanno a buon fine. Già Sant'Alfonso dei Liguori, che si intendeva molto di questa materia, diceva: non sempre si arriva alla liberazione, sempre si arriva a dare sollievo. Ecco, non sempre si arriva alla liberazione totale. Ci sono di quelli, non sempre. Nella maggior parte dei casi, sì. Ci vuole più o meno tempo. Io ho scritto anche che sono già soddisfatto quando una persona viene liberata dopo 4-5 anni di esorcismi. Si liberano anche prima, non è che siano, però nella maggior parte dei casi si liberano dopo. In questo caso totalmente? Totalmente, e liberazione totale. E quando questa non è totale, la liberazione, quando che non succede? È totale, hanno dei disturbi ogni tanto, quindi ho alcuni per esempio che vengono a farsi a un esorcismo così perché hanno risentito di nuovo risvegliarsi questi disturbi ogni 3-4 mesi, per esempio, vengono a ricevere un altro esorcismo. La stessa distanza di tempo le dà l'idea di una persona che di dolori, di sofferenze dovute a cause malefiche ormai ne ha proprio poche e deboli. E che succede in quel caso? Come sarà la vita di questo soggetto? Normale. Normale. Vita normale, sì sì, magari un po' più di sacrificio, questo sì. E con la morte cosa avviene di questo soggetto, Padre Amort? Ah, vanno in paradiso. Io lo paragono, la possessione diabolica, a una malattia. Come uno può guarire da malato, può invece avere una malattia che non guarisce, quando muore va, direi, nel più alto dei cieli perché ha sofferto di più, ha offerto le sue sofferenze a Dio e quindi va nel più alto dei cieli. È tipico il caso, caratteristico il caso di una beata, la beata Eustochio di Padova, sepolta nella chiesa di San Pietro, dove c'è il suo sarcofago. Lei pensi che è morta questa suora a 23 anni, è stata posseduta tutta la vita. Ed è morta posseduta dal demonio, santa, come, è automatico. Come una che avesse avuto una malattia ed è morta per una malattia. Non, il demonio non è mai padrone delle anime, influisce solo sul corpo. L'anima è libera, l'anima è sana, l'anima loda Dio, anche se il corpo bestemmia. Ci sono degli indemoniati che quando sono attaccati dal demonio bestemmiano. Non c'è nessuna colpa, non c'è nessuna colpa. Inferno, ma in realtà dov'è l'inferno? Luogo e tempo sono due dimensioni di questa terra, non hanno più nessun significato nell'aldilà, per cui dire un luogo, dire un tempo non ha senso per le persone che vivono nell'aldilà. Un luogo dove sono, ma non esiste più il problema posto. Quindi la collocazione. Una collocazione, non esiste. Non sappiamo, proprio perché non ne abbiamo esperienza, dei limiti che ci sono, perché dei limiti ci sono anche nell'aldilà, solo Dio è infinito. Dei limiti ci sono anche nell'aldilà, però poterli esprimere noi non ne siamo in grado. Il libro dell'Apocalisse ci dice che ci fu una battaglia in cielo, Michele con i suoi angeli contro Satana con i suoi, furono sconfitti Satana e i suoi e furono precipitati sulla terra. Dove sono
non lo sappiamo. Dante ha le sue concezioni, però diciamo Dante è un grandissimo poeta, è il più grande dei poeti, per me è il più grande dei geni che abbia avuto l'umanità, però sì, lui colloca i demoni nell'imbuto dell'inferno, che si arriva al centro della terra, ecco, li mette sottoterra. Certamente non è così. Certamente non è così. Sottoterra si può scavare finché si vuole, si può arrivare anche forse al centro della terra, ma non si trovano certamente i demoni. E non possiamo dire dove sono, non lo sappiamo. Quando si impossessano di una persona, sono dentro quella persona, nei momenti in cui la assalgono. Perché, come le dicevo, non è che un posseduto dal demonio sia assalito 24 ore al giorno, solo in certi momenti. Nei casi più gravi possono durare anche delle ore. Possono durare anche delle ore. Normalmente durano un tempo limitato, 10 minuti, 20 minuti, in genere un tempo più limitato, però possono durare anche delle ore. Padre Amorti, si isola chi capisce che comincia a sentirsi male? Sì. Perché? Non vuole farsi vedere, non vuole farsi scoprire? Cioè c'è anche lì la mano del demone oppure è una cosa naturale? Direi che è una cosa naturale, che uno quando ha un male la prima cosa che pensa è di rivolgersi ai medici. La prima cosa che pensa è quello, che ci sia la possibilità di un intervento demoniaco è un pensiero che può venire solo in un secondo tempo o in un terzo tempo, come dicevo prima, quando c'è prima il tentativo di cure mediche, fallite queste molte volte, c'è un secondo tempo con tentativi di cure presso maghi, cartomanti, persone del genere, e poi finalmente in un terzo tempo uno pensa, ma molte persone si rivolgono a me dicendo: Don Amort mi diceva, lei è l'ultima spiaggia per me, è l'ultima speranza. E molte volte non hanno mali di carattere malefico, perché i mali di carattere malefico, diciamolo pure chiaro, sono rari. Sono abbastanza rari. Oggi sono più numerosi per quei motivi che abbiamo detto, perché c'è più gente che si dedica di occultismo, ossia di una di quelle tre forme principali di occultismo: la magia, le sedute spiritiche, le sette sataniche. Padre Amort, è roba soltanto da film, quello che vediamo al cinema, in televisione, quando durante un esorcismo comincia a muoversi tutto ciò che è attorno, sì, oppure è una verità? Qualche cosa di fondo di verità c'è, però proprio qualche cosa. Teniamo conto che il cinema ha bisogno di fare spettacolo. E di enfatizzare. E quindi di enfatizzare e di fare spettacolo. Per cui se prendiamo anche il film notissimo, L'Esorcista, esatto, nelle linee di massima è esatto. Nelle linee di massima. Infatti quel film si basa su un episodio veramente avvenuto nel 1946, che è stato romanzato, e il regista si è basato sul romanzo. Ma le linee sostanziali sono esatte, la forma con cui vengono espresse sono esagerate, decisamente esagerate, sono spettacolari. Quindi, se può, ci racconti qualche episodio che lei ha vissuto in prima persona durante l'esorcismo di questo genere? Beh, ho avuto un episodio di lievitazione di un giovanotto che veniva tenuto da quattro uomini ben robusti e che durante l'esorcismo lievitava, si sollevava. Cioè, ma si sollevava? Non tutte le volte. Da solo? Si sollevava da solo. E com'è possibile questo, Padre Amort? Ah, questo poi non glielo so dire, proprio sono cose che sono impossibili. Un ragazzino che sollevava un grosso tavolo pesantissimo, un ragazzino, e sentendogli i muscoli molli, ossia lo sollevava non con la forza muscolare,
lo sollevava perché era il demonio, era il demonio che glielo faceva sollevare. Poi oggetti sputati, ecco anche questi, chiodi, pupazzi di plastica, chiavi, pile da radioline, eccetera. Ecco, soprattutto chiodi, impressionano dei chiodi lunghi così e senza mai recare nessun danno alla persona. Io ho toccato con mano che si materializzano quando escono dalla bocca. Un giovanotto stava per sputarmi addosso, gli ho messo la mano davanti, niente, ha sputato 3 chiodi. E 3 chiodi, aggiungo, le cose che vengono sputate sempre asciutte, non bagnate da saliva. Se uno gli avesse fatto i raggi subito prima non avrebbe trovato niente. Non avrebbe trovato niente. Che fine fanno questi chiodi? Beh, io li conservo. Ecco. Io li conservo, gli oggetti li conservo tanto per averne delle prove, ma se no uno li butta via. Vengono buttati quindi via. Quindi sempre asciutti. Anche sempre questo asciutti. È un mistero. Proprio perché escono, si materializzano mentre escono dalla bocca. In quell'istante lei pensi dei vetri taglienti e non ha portato nessun documento. Niente di nocivo. Ma perché niente di nocivo. Ma direi che è il demonio che si diverte alle volte, ecco, si diverte, si prende gusto a cercare di spaventare. Il demonio cerca di spaventare anche l'esorcista. Minaccia, stanotte verrò sotto le tue lenzuola come un serpente, stanotte ti butterò giù dal letto, vedrai cosa ti farò questa notte. Quindi questo, le minacce nei suoi confronti, sì, Padre Amor? Sì, me le hanno fatte tante volte. Tante volte, ma mai ha ricevuto del male? Mai ricevuto. Quindi del anche male. Anche quella è una bugia bella buona del diavolo. Sì, qualche volta però, anzi parecchie volte, è stato costretto a dirmi: a te non si può far niente perché sei troppo protetto. Io dico sempre, sono protetto dal manto della Madonna. Esatto. Proprio mentre mi scriveva il Cardinal Poletti la facoltà d'esorcista, io mi raccomandavo alla Madonna, avvolgimi nel tuo manto e allora sto tranquillo. Sono protetto dall'Arcangelo Gabriele, io ho il nome Gabriele, il mio protettore, e sono devotissimo al mio angelo custode. Quindi un povero diavolo che voglia salirmi, dico proprio, è un povero diavolo, perché ha a che fare col manto della Madonna. Perde. Durante la sua opera di esorcismo, Padre Amort, quindi mai c'è stata anche un principio di colluttazione fisica proprio? Quindi il diavolo non è poi così cattivo per come lo si dipinge? Sputi uno ne riceve. Questo... Pugni, se non si sta attenti, uno li riceve. Pugni... Una volta ho ricevuto un calcetto che mi è sembrato un calcetto da niente, che però mi ha tenuto ingessata la gamba per 40 giorni. Un calcio. A sta gamba qui. Quindi che alla gamba destra. In quel momento, una roba, quel roba momento poco, mi sembrava un calcetto piccolo. 40 giorni di gesso. C'era frattura. 40 giorni di gesso. E... ecco, quindi qualche dispettuccio di questo tipo lo fa, quello che può fare lo fa lì durante l'esorcismo. Quando è Satana la minaccia, Padre Amort, lei in quel momento stesso capisce che è forte dalla protezione che ha? Non mi fa né caldo né freddo. Esatto, quindi lei va a letto tranquillo, Tranquillo, lo prendo meglio. Io in giro il demonio, dai spaccone, non fare lo spaccone che non puoi fare niente. Ma proprio glielo dice così, a tu per tu. E quando il demone si sente preso in giro da lei, come reagisce, Padre Amort? Sogghigna. Il demonio è molto sensibile, molto permaloso, quindi... cerca di rivoltarsi, soprattutto sogghigna. Ecco. Si sente deriso. Insomma. Si sente deriso. E soprattutto capisce la sua forza, Padre Amort. Capisce la mia forza e vede di non poter fare niente contro queste realtà che ho nominato,
manto di Maria, San Gabriele Arcangelo, mio angelo custode, sa di non poter fare niente contro queste forze che sono immensamente più forti di lui, e allora è costretto a sogghignare e cessa di fare minacce. Noi, Padre Amorte, siamo fermi ai film. Lei ci può dare conferma? La storia della voce che è del posseduto si trasforma? Sì, questo è possibile, che trasformino la loro voce. Mi è capitato varie volte anche a me. In genere una voce maschile, il demonio è sempre di genere maschile, mai di genere femminile. Però predilige le donne. Predilige le donne. Perché, Padre Amorte? Ma ci sono vari motivi che possono essere non è reali, però, questa, è vero, però una posizione, un motivo chiaro non ce l'ho. Infatti. Per esempio, tanti motivi, che la donna si espone più dell'uomo, per esempio a frequentare cartomanti, a frequentare sedute spiritiche. Per esempio che la donna, il demonio tenta più la donna perché attraverso la donna pensa di arrivare all'uomo, come è successo sì. con Adamo ed Eva. Che la donna, vabbè, c'è un motivo demografico, sono più numerose le donne degli uomini. Ecco, sono poveri motivi, direi, un motivo vero, persuasivo, convincente non c'è. È un fatto che noi esorcizziamo molto più donne che uomini. Fa un certo effetto vedere una donna parlare che parla al maschile, alle volte con una voce gutturale, esatto. maschile. Sì, fa un certo effetto, ma ci si fa l'abitudine. Padre Amorte, in questo momento noi stiamo vedendo la stanza dove lei opera. Sì. Qui vediamo un lettino di tipo lettino. Medico ambulatoriale, no? Sì. È una poltrona. È una poltrona. I più buoni, quelli che si dimenano di meno, li esorcizzo seduti sulla poltrona. Da tenere presente che quando uno ha posseduto dal demonio, durante l'esorcismo va in trance. Quindi è sotto la nostra responsabilità. Dipende da noi fare in modo che non si faccia male. E allora ecco che tutte le cure che abbiamo di tenerlo stretto, eccetera, o magari di legarlo sul lettino, lo si lega anche, oltre a tenerlo stretto manualmente, si lega anche, perché dobbiamo evitare che si faccia del male, che sbatta le mani, o che faccia del male, ma soprattutto che si faccia del male lui. C'è una sorta di autolesionismo, Padre Amorte? No, ma potrebbe, dimenandosi così forsenatamente, potrebbe sbattere con forza le mani contro i muri, sbattere la testa. Ecco, allora, siccome è sotto nostra responsabilità, dobbiamo evitare assolutamente che questo accada. Chi lo aiuta, Padre Amorte? Io sempre. Familiari? Ci sono, sì, in genere uno viene con qualche familiare o con qualche amico o con qualche sacerdote. Più rare volte viene da solo, più rare volte, però molte volte arriva anche da solo. Io ho un gruppo di 5 persone fisse, alle volte 6, che mi aiutano, sono diventate praticissime nell'aiutarmi, praticissime nel come tenere stretti i demoni. Io ho queste 5-6 persone che mi sono un aiuto preziosissimo, con la loro preghiera prima di tutto, perché pregano, e poi anche con l'aiuto materiale. Molte volte le persone vomitano, si sbavano, eccetera, bisogna ripulirli, ecco, mi sono d'aiuto. Sbavano e vomitano. Sì. Tutto rientra nella norma dal punto di vista prettamente fisico, Padre Amorte, anche se l'argomento sì, sì. non è. Oppure succede anche in questo caso quello che vediamo nei film, quei colori strani, quel verde strano. È vero, così ecco. Per vomitare alle volte cose verdi o cose gialle, per esempio, un vomito non naturale. Ecco. Un vomito Perfetto. Non naturale, per esempio una persona, una volta è venuto da me, uno che aveva appena pranzato, ha vomitato ma niente del cibo che aveva preso, non vomitano il cibo che hanno preso, il più delle volte vomitano una schiuma, una saliva schiumosa, ligacciosa, un po' paragonabile all'albume di un ovo, ecco. Ciò che vomitano è sempre liberatorio,
quindi io sono contento quando vomitano. Certo. Perché poi molte volte vomitano poi qualche cosa che hanno ingerito perché hanno subito un maleficio, magari con una tazzina di caffè, magari con un cioccolatino in cui è stato iniettato dentro un impasto schifoso. Ecco, e vomitato quello sono liberi. Ah, quella è l'ultima fase? Cioè, è l'ultima, può essere l'ultima fase quando vomitano quella cosa a cui è legato l'esorcismo, ma prima di vomitare quell'oggetto, quella cosa a cui è legato l'esorcismo, vomitano tante altre cose. La Chiesa sta con i piedi ben piantati per terra quando si parla di questi argomenti. Lei è un prete esorcista che appartiene alla Chiesa più famosa del mondo. Non le sembra che c'è un po' un piccolo contrasto? Padre Amort. Il demonio senza dubbio non è amico dei preti e non è amico della Chiesa. Cerca più che può di distogliere, di ingannare, di far sì che un esorcista sbagli facendo cose che sono proibite all'esorcista. Per esempio, mettiamo per fare un esempio, se un esorcista chiedesse quanta vita c'è il Papa, quanto durerà il Santo Padre al mondo? Sono domande assolutamente proibite, assolutamente sciocche. Il demonio può tentare l'esorcista di fare delle domande che sono fuori dalla norma, se vince la Juventus, se vince la Roma. Le domande sciocche, le domande futili, le domande curiose sono proibite. Sono proibite e l'esorcista può cercare di ispirarle proprio perché sono proibite, ma è raro. Padre Amort, lei spesso ha avuto dei contrasti, ecco, parliamo sì, chiaramente con la Chiesa per questi motivi. Perché, Padre Amort? Perché purtroppo nella Chiesa Cattolica Latina, non nella Chiesa Cattolica Ortodossa, nella Chiesa Cattolica Latina per tre secoli si sono quasi del tutto, sempre qualche esorcista c'è stato, ma pochissimi, si è quasi del tutto sospeso la pratica degli esorcismi. Allora noi abbiamo un clero, e nel clero comprendo anche i vescovi, che non avendo mai studiato gli esorcismi, non avendone mai visti, non avendone mai fatti, non ci credono. E allora la mia fatica più grande, e credo che sia stato anche il risultato migliore, più positivo di tutta la mia opera, sia con i libri sia con le interviste, è stato di convincere i vescovi a nominare esorcisti. Ed è stato di convincere i sacerdoti ad accettare questa nomina, perché ci sono anche vari vescovi che mi hanno detto: non trovo un sacerdote che accetti di fare l'esorcista. E perché, Padre Amort? Perché nel suo, più o meno nel suo subconscio, i sacerdoti hanno questa mentalità, più o meno nel suo subconscio. Nel diavolo ci credono, che esiste il diavolo. Però non credono in questi mali, in questi disturbi straordinari del demonio. Se però il vescovo offre loro di fare l'esorcista, si sentono tutti i diavoli addosso, perché più o meno pensano: se io lo lascio in pace, lui mi lascia in pace, se io lo stuzzico, allora mi assale. Ecco, quindi scansano volentieri. Approfittiamo di queste telecamere. Ci sta vedendo tanta gente in Sicilia, Padre Amort, questa nostra bella terra, che spero che lei conosca. Sì, la conosco benissimo e conosco molto bene, ci tengo a nominarlo, il principale esorcista della Sicilia, che è Padre Matteo Lagrua di Palermo. Di Palermo. Ultra novantenne. Rivolgiamoci a questi preti che in un certo senso, diciamolo chiaramente, hanno un po' di paura alla fine, no? Sì. Ecco, lei quale consiglio, quale messaggio lancia a questi preti?
lancio il messaggio, cari sacerdoti, voi fate molto di più, e che fa molto più rabbia al demonio, fate molto di più che fare esorcismi. Per esempio, quando confessate, rimettete le persone dalla schiavitù del demonio, le rimettete nella grazia di Dio. Quando predicate il Vangelo, parlate tutto di cose che sono contrarie a quello che vorrebbe il demonio. Consacrate, celebrate la messa, fate è immensamente di più che non fare un esorcismo, che è un semplice sacramentale. Quindi io direi ai sacerdoti: dovete avere compassione delle persone che soffrono e tenere conto che solo con l'esorcismo possono essere guarite, e quindi dedicatevi a questa attività con generosità. E dico ai sacerdoti: fare l'esorcista è un'attività che gratifica, è molto gratificante, perché si vede persone che soffrono a cui vengono tolte le sofferenze. È come un medico che riesce a guarire i malati. Allora l'attività è gratificante, è molto gratificante fare l'esorcista. E che soprattutto non debbono avere paura, padre. Non debbono avere paura, perché sono, quando uno vive in grazia di Dio, non deve certo avere paura del demonio. Anche perché Satana è notoriamente attacca, si avvicina a chi poi alla fine ha cade poca fede, sì, ha poca sì. fede, quindi... E direi anche è molto utile all'accrescere la fede nell'esorcista. Anche per me personalmente non c'è dubbio che aver fatto l'esorcista e fare l'esorcista è di grande aiuto ad aver fede e a cercare di rigare dritto. Il demonio potrebbe anche in qualche momento dire, e sono casi successi non a me ma ad altri esorcisti, dire i peccati dell'esorcista o dire i peccati di qualcuno dei presenti. Di qualcuno quindi dei presenti. Caso è, insomma, un po' una situazione particolare. A Padre Pio, a Padre Candido, è successo il caso di un sacerdote che vestiva in borghese sempre, di sacerdotale esternamente aveva ben poco, e che diceva: io non ci credo, io non ci credo. Tutte storie. Allora Padre Candido l'ha invitato ad assistere a un suo esorcismo. È andato alla Scala Santa, mi diceva anche Padre Candido: gli esorcismi sono preghiere, chi è presente deve ascoltare con un atteggiamento di chi ascolta delle preghiere e magari contribuire pregando anche lui. No, avevo un accigimento spavaldo, le mani in tasca. A un certo momento il demonio si è rivolto verso di lui e gli ha detto: tu non credi a me, ma alle femmine tu ci credi, tu ci credi nelle femmine, tu ci credi. E questo mi diceva, camminando all'indietro, si è allontanato ed è scappato via. Ecco. È stato un buon motivo comunque per credere al demonio. È stato un buon motivo, esatto. Tutti i presenti non potevano fare meno che di ridere da matti. Certo, certo. Padre Amort, ci avviamo a conclusione. Il nuovo rituale imposto dalla CEI, lei avrebbe qualcosa da ridire sì, su questo nuovo rituale? Contro il nuovo rituale. Tant'è che lei rimane sulla sua posizione, quindi esatto. Nel rito... L'unico, direi che il Cardinal Medina, che sapeva anche le mie idee, ha avuto l'accorgimento, quando è uscito il nuovo rituale, non dalla CEI, è uscito dalla Congregazione del Culto, è uscito per tutto il mondo, quindi non solo per la CEI italiana, ma per tutto il mondo. Sapeva le mie idee, ha cercato anche all'ultimo momento di porre qualche rimedio. Ci sono alcune cose che nel nuovo rituale non accetto, e ha aggiunto una notificazione in cui consente l'uso del vecchio rituale. Per cui uno che vuole può usare ancora il vecchio rituale, sì, sì. Io uso ancora il vecchio rituale. Ci sono due cose che non accetto. Quando il nuovo rituale dice si proibisce di fare esorcismi in caso di maleficio, ora i casi di maleficio sono più del 90%. Quindi proibire di fare esorcismi in caso di maleficio significa non fate più esorcismi. Esatto. Come pure un'altra frase che c'è nel nuovo rituale,
non fare esorcismi se non c'è la certezza della presenza del demonio. Anche questo è un assurdo, perché la certezza della presenza del demonio si ha solo durante l'esorcismo. Facendo un esorcismo, prima uno può avere dei motivi di sospetto, ma la certezza che ci sia il demonio non c'è. Cioè lei la certezza ce l'ha dopo tante sedute? Dopo, anche alle volte occorrono varie sedute, sì, per rendersene conto, ma alle volte ne basta anche una sola per rendersi conto che c'è la presenza del demonio. Aggiungo anche, voglio dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ci sono nel nuovo rituale anche tante cose belle, buone come preghiere e soprattutto tutta la parte introduttiva in cui si danno, si indicano le basi su cui si fonda l'esorcismo, le basi evangeliche che giustificano l'esorcismo, tutta questa è una parte nuova che non c'era nel vecchio rituale ed è fatta molto bene. Padre Amort, maghi, magie, cartomanzia, chi più ne ha più ne metta. Lei ci crede alla magia, Padre Amort? Ci credo, però credo anche che i veri maghi siano l'1% ad essere generosi di coloro che si professano maghi. Il più sono semplici imbroglioni. Sono semplici imbroglioni. Però c'è anche la magia vera, ossia c'è anche il mago collegato con Satana, che può realmente fare dei danni. Dei danni, anche perché un mago è sicuramente dettato da Satana, sì, mentre un prete esorcista chiaramente no. Quindi comunque, sì, un mago è qualcosa di vedere con un certo distacco, Padre Amort. Sì, 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 indubbiamente sono tutti da considerare in mala fede, perché specie coloro che si reclamisino noti una cosa, una stortura della... direi così evidente, coloro che si professano apertamente in grado di fare magia bianca e magia nera. Magia bianca sarebbe togliere i mali, magia nera è fare dei mali. O uno che pubblicamente, magari anche per servendosi della televisione, servendosi delle pagine gialle, servendosi dell'avviso che mette alla sua porta, ci mette io faccio magia nera, faccio anche magia nera, ossia io faccio anche del male, perfetto, andrebbe messo in galera, andrebbe messo in galera. Uno che si professa di fare, apertamente si professa di fare del male, io non so perché le autorità non provvedano, sono casi da provvedere. Una seduta spiritica, Padre Amort, quanto c'è di vero in una seduta spiritica? Ci sono le sedute spiritiche che non riescono, ossia non si presenta nessuno, non c'è niente. Le sedute spiritiche che riescono, lì c'è una presenza del demonio. C'è una presenza del demonio e uno può magari assistere a 100 sedute spiritiche e non gli succede niente, un altro magari assiste a una seduta spiritica e gli succede di rimanere coinvolto dal demonio. Riti satanici, messe nere, oggi purtroppo vanno di moda, spesso il culmine è il sacrificio. Basta fare dei nomi di località subito per pensare, mi dispiace per quelle località, basta dire Chiavenna, basta dire Novi Ligure per pensare immediatamente ai fattacci a venire lì, o il Varesotto per pensare a quei fattacci. Esatto. La cosa grave, mi perdoni Padre Amort, le località che non si sanno, queste sono pubbliche, ma quanto c'è dietro? Quanto c'è dietro, quanti casi ci sono, infatti, che infatti anche... ho una trasmissione di Porta a Porta fatta su questo argomento, in cui ero presente, sì, anch'io, è venuto fuori che tanti casi di cosiddetti suicidi invece erano casi di omicidi. Omicidi belli e buoni, infatti. Di omicidi belli e buoni, purtroppo. E lì l'azione di Satana è evidentissima. Persone che non sono possedute da Satana, ma che seguono gli insegnamenti di Satana, seguono il satanismo, il cosiddetto satanismo impersonale, che se si basa sul principio fai tutto quello che vuoi, non esiste nessuna legge civile, morale, non esiste nessuna remora, se vuoi ammazzare ammazza, se vuoi ammazzarti ammazzati, ecco, fai tutto ciò che vuoi.
Il Dio sei tu il Dio, sei il tuo padrone di fare tutto quello che ti pare, non esistono leggi morali, non esiste nessuna remora. Questo è il satanismo impersonale, che è più pericoloso del satanismo personale. Il satanismo personale è quello che dà culto a Satana, quindi anche le messe nere, eccetera. Ma il satanismo impersonale magari non crede neppure nella persona di Satana, però crede, segue strettamente gli insegnamenti di Satana. Ma questa gente sa che Satana è un bugiardo, non teme che Satana possa prendere in giro anche loro, i propri seguaci? Possono pensarlo, ma a loro preme troppo avere i poteri di Satana, perché chi si dà al satanismo sempre vende l'anima al Satana. Ho bruciato varie dichiarazioni di persone che pentite hanno cercato di ritrattarsi e di tirarsi indietro, ho bruciato varie consacrazioni a Satana scritte col sangue: Satana, ti do la mia anima, Satana, sei tu il mio Dio, Satana, io adoro solo te, Satana, per tutta l'eternità voglio essere tuo, però dammi. Sesso, soldi, successo, le tre grandi passioni umane. E qualche volta Satana le può anche dare, però sempre in unione con grandi sofferenze, perché Satana non può fare che del male, e anche i suoi adoratori, anche i suoi sacerdoti li tratta malissimo. Però l'ambizione, la ricchezza, essere soddisfatti in queste tre grandi passioni, fa sì che le persone accettano anche le sofferenze di Satana. E noi ringraziamo Padre Amort davvero per essere stato nostro ospite e soprattutto per aver delucidato molte cose che sì, certamente magari in un certo qual modo incutono una certa paura, però poi alla fine Padre Amort non fa altro che trasmettere serenità e tranquillità. Una benedizione ad una buona fetta di siciliani. Volentieri, Padre, a tutti quelli che sono in ascolto, ringrazio per essere stati in ascolto e invoco l'intercessione della Madonna Regina della Pace, la Madonna che ci dà anche la pace nei cuori, la pace nelle coscienze, la pace e la serenità personale. Invito la sua intercessione per ottenerci la Santissima Trinità, la benedizione. E io vi benedico tutti quanti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. Grazie e buona serata a tutti.